tutta l'umanità ha cercato di fare una cosa essenziale, che è quella di sincronizzare il calendario con i cicli delle stagioni. Detto in due parole, soltanto Luigi Lilio di Cirò è riuscito in questa impresa, perché è riuscito a riformare il calendario in modo che il nostro calendario, con un piccolissimo scarto, è sincronizzato alle stagioni dettate appunto dal movimento della Terra intorno al Sole, che è l'anno solare, o dal movimento della Luna intorno alla Terra, che è l'anno lunare. Perché il calendario di Giulio Cesare, che era stato emanato da Giulio Cesare appunto nel 46 a.C., in sostanza era troppo lungo. In realtà il calendario, l'anno, quanto dura un anno, è un po' più corto. Ecco, però riuscire a fare con precisione un calendario su questo un po' più corto, che non si sapeva esattamente quanto era corto, ecco, quindi è questo che ha portato alla elaborazione di un modello matematico, quindi che è l'assetto del calendario, e ha risolto il problema. Io sono davvero contento e onorato di essere qui, non sono mai stato a Cirò e chiedo perdono, non conoscevo questa figura che ovviamente ho studiato un po' prima di venire qua, ed è chi sta segnando ormai da 500 anni il nostro tempo, ed è una figura per certi versi mitologica, nel senso che conosciamo pochissimo di lui, ma quello che conosciamo e di quello che ha fatto in realtà segna il nostro tempo e segnerà quello delle generazioni a venire. Da questo punto di vista, una figura straordinaria. La circostanza che non sia conosciuto è veramente un peccato, cioè che non si sappia che il calendario gregoriano in qualche modo è figlio della scienza, per quei tempi veramente straordinaria, di un uomo calabrese, credo che sia davvero una lacuna da colmare assolutamente nel più breve tempo possibile. Bisogna che si sappia in Italia e nel mondo chi in realtà ha ispirato il calendario gregoriano, ma non tanto neanche per i ritorni che possono esserci dal punto di vista anche del turismo, che è importante per Cirò Marina e per tutto l'Interland, ma insomma per dare il giusto riconoscimento ad una ennesima grande personalità calabrese. Ce ne sono tante, questa è una delle più importanti ed è un peccato che non si conosca bene.